Il Lussemburgo e le nuove possibilità di investimento per le imprese aretine al centro dell'incontro che si è tenuto alla Camera di Commercio di Arezzo con Sua Eminenza, ambasciatore del Granducato di Lussemburgo, Paul Durr. Facciamo quelle contatti su tutta l'Italia, ma quella regione qui è una regione anche dove si trovano tanti lussemburghesi che vengono qui per le vacanze, ma non solo, ci sono tanti che abitano qui, che vivono qui. C'è una regione dove Lussemburgo è ben conosciuto e penso che ci sono diverse opportunità per fare un po' di più nell'ambito dell'intercambio commerciale. Questi interscambi anche per le nostre imprese possono essere importanti? Sono già importanti per alcuni settori in particolare, lo ricordava prima il segretario generale, l'oro, la moda che sicuramente sono i player principali del nostro territorio, ma anche l'agroalimentare che sta crescendo molto sotto il segno della qualità. Quindi cercheremo in ogni modo un coinvolgimento ancora più forte delle nostre imprese con un mercato, con un settore che sicuramente già ci apprezza e potrà farlo ulteriormente. Che momento sta vivendo Lussemburgo dal punto di vista del mercato? Dunque, il Lussemburgo conosce una grande espansione economica che in realtà è durata ininterrottamente dagli anni 70 al giorno d'oggi, perché hanno costantemente saputo guardare in avanti e diversificare. E quindi abbiamo avuto il grande momento della finanza. Adesso c'è il momento dell'innovazione, c'è il momento delle start-ups, c'è il momento dell'industria aerospaziale. Lussemburgo si sta concretamente programmando, presentando come un hub per lo spazio, per l'industria dell'estrazione mineraria spaziale, che è un argomento che adesso è futuribile, però tra qualche anno sarà. E i lussemburghesi sono fatti così, a loro piace guardare avanti e posizionarsi prima di tanti altri operatori. Quindi io direi che è l'innovazione il tema sul quale la Toscana e Lussemburgo possono fare un bel pezzo di strada insieme, e l'economia verde, mi lasci aggiungere. Che opportunità possono nascere? Ma guardi, l'economia aretina ha una fortissima, lo diciamo sempre, vocazione all'export. Quasi l'80% del nostro prodotto interno lordo aretino è acquisito sui mercati internazionali. Il mercato del Lussemburgo è per noi particolarmente interessante, è un mercato che privilegia prodotti di qualità. Contiamo che da questo inizio di collaborazione possono veramente nascere ulteriori opportunità con beneficiari finali le nostre imprese e le imprese del Lussemburgo.